Ciao ragazzi, sono Dan e bentornati sul canale. Oggi voglio rifare una guida che avevo fatto qualche tempo fa. Visto che è passato diverso tempo da quando l'avevo pubblicata, la rifaccio con gli software aggiornati. Quindi andremo a fare l'upscaling di un video tramite Topaz Video AI, un programma che avevo già utilizzato in altre versioni e che ha fatto un'evoluzione incredibile. Permette di fare tante altre modifiche, aggiungere altri effetti e i risultati sono a questo giro molto molto interessanti. Nel secondo passaggio faremo tramite DaVinci Resolve la modifica per renderlo artificialmente HDR, diciamo, perché a tutti gli effetti il video non sarà HDR, perché è impossibile creare, almeno per il momento, da un video SDR un video HDR, mancano le informazioni per renderlo tale. Tramite questo giro faremo in modo che la vostra televisione lo interpreti come un video HDR, magari in questo modo imposta un profilo particolare da una luminosità diversa, ma ovviamente il video rimane SDR. Ma andiamo a vedere direttamente come fare tutta l'elaborazione. Partiamo a vedere l'interfaccia di Topaz Video AI. Come vedete io sono alla 3.1.1. Allora, appena aprite il programma vi chiede di importare un video. Prima di questo passaggio ovviamente c'è l'installazione e nell'installazione c'è anche lo scaricamento dei modelli che poi serviranno. Prima di partire a caricare un video andiamo in file, preferenze e accertiamoci che stia usando la scheda video. In questo caso a me ha visto la mia 2070, gli ho dato il massimo utilizzo della memoria video. Questo significa che quando sto usando questo programma ovviamente non faccio altro, perché sennò mi saturerebbe completamente la VRAM e non mi permetterebbe di fare altro. Qua potete impostare il numero massimo di processi, cioè quanti video insieme volete fargli elaborare. Questo dipende sempre dal vostro computer, dalla potenza della vostra scheda video e così via. Passiamo a directories. Queste sono quelle impostate di base, cioè dove va a scaricare i modelli Topaz Video AI e dove crea i file temporanei di questa elaborazione. Se andiamo a vedere la cartella in particolare dei modelli, ha scaricato tutti quelli che servono per elaborare. In totale questa cartella pesa circa 800 mega, ma li scarica man mano che vi servono e che li utilizzate, quindi non è detto che la vostra occupi subito questa dimensione. L'export folder in questo caso è settata con un punto. Questo cosa significa? Che esporterà nella stessa cartella dove avete caricato il video, ovvero se voi avete un video sul desktop e lo elaborate, lui esporterà sul desktop automaticamente. Se voi volete cambiare questa cosa, gli date una cartella predefinita dove deve esportare ogni volta i file. Sotto output è come realizzerà il video generato. Io ho messo l'H265 Nvidia in modo tale che mi sfrutta la scheda video e me lo fa in H265. La differenza con gli altri dipende tutto da cosa dovete fare dopo col video, cioè e soprattutto il video di input che mettete dentro. Io credo sia inutile mettere determinati formati se il video di ingresso è estremamente basso di qualità. In questo caso la differenza fra questi due è se il video che state inserendo inizialmente è HDR o non HDR, ma come farlo diventare lo vediamo nel passaggio successivo. Qui è nel caso dovete fare un'esportazione per i singoli frame in un altro formato. Non so se dovete fare lavorazioni singole su un'esportazione di questo tipo, ma io vi consiglio di base mettete H265 main e Nvidia e siete già a posto. Così come l'uscita, io metto sempre MP4, però a voi può tornare utile fare il punto .mov o il punto .mkv. Il bitrate io lascio sempre su auto, perché ovviamente se mettete un video in input con un bitrate lui automaticamente genererà quello di conseguenza. Se per caso voi avete necessità che sia sotto un determinato bitrate, allora glielo impostate da qua, altrimenti lasciate così com'è, lo farà paritario. Così come l'audio setting, se avete necessità di cambiarlo in qualche modo, io generalmente lascio auto. Nella sezione interfaccia invece come vi personalizzate un po' la vostra interfaccia, e questo credo sia valutabile usando il programma, cosa vi può servire e cosa non vi può servire, quindi per il momento lasciate così com'è. Se avete fatto dei cambiamenti fate save e restart, così ve li applica. A questo punto facciamo un clic al centro, lui aprirà una cartella per il caricamento del video e gli diamo questo qui che è 640x360. L'interfaccia è molto simile a come era quella vecchia, quindi non è cambiato tantissimo. Abbiamo il riquadro centrale che mostra l'anteprima con la timeline di tutto il video, che in questo caso è un video prova che ho caricato così per test. Abbiamo qua sotto il trim, quindi se volete fare solo una parte del video o tutta, e nel caso fate apply,
Se dovete cropparlo, ovvero ridimensionarlo, farlo in un'altra dimensione, farlo più piccolo, in un altro formato, così via, fate apply e ve lo applica. O se volete dargli una dimensione in particolare, perché ci sono anche dei formati, per esempio se da 16 noni volete passare a 4 terzi, lui ve lo imposta automaticamente. Ogni cosa su cui andate col mouse e lo lasciate di fermo, viene fuori il tooltips che vi spiega che cosa fa. Per questa elaborazione lo lascio così intero, non sto a cropparlo né a tagliarlo. Mentre se guardiamo la parte sotto abbiamo i video in input, che in questo caso ne abbiamo uno, ma possiamo aggiungerne altri se ci serve. Abbiamo poi la parte di output, qui andranno tutti i video che andrete a esportare, ve li elencherà uno a uno e potrete vedere l'anteprima e tutti i dettagli annessi. Ci spostiamo invece sulla parte destra e in ordine abbiamo il preset, cioè ci sono dei preset già fatti da Topaz, ma in realtà potete aggiungerli anche voi. Una volta che avete trovato la combinazione giusta per i tipi di video che state elaborando, potete fare il più qua in alto, gli dite il nome, quello che volete, fate ok e poi lo avrete sempre qui nei vostri preset. Sono dedicati a determinate cose in particolare, per esempio il 4x slow motion, l'8x super slow motion, se è da convertire 60 frame. Questo non fa altro che andare già a cambiare i dati sotto, non ha qualcosa in più di particolare, però se voi dovete già fare l'upscale 4K lo mettete e lui automaticamente vi imposta quello che può tornare utile per voi. Questa cosa lo lasciamo non, così lo vediamo un passo alla volta. In video vediamo in e out, quindi il video che avete inserito, che è la risoluzione e a quanti fps. L'out è la risultante che volete avere, quindi la risoluzione, usando sempre dei preset oppure selezionando esattamente la risoluzione precisa o il fattore di moltiplicazione, in questo caso mettiamo 4K. O se volete cambiare anche i frame al secondo. Per esempio se avete un video che va a determinati tipo 60 fotogrammi, volete farlo portare a 30 per fare un effetto slow motion, lui comunque dovrebbe ricreare l'effetto slow motion lo stesso. Ovvio che più gli si dà un video fatto bene, meglio è, perché per quanto dia buoni risultati di base su qualsiasi programma, se si parte da una buona base si hanno risultati ancora migliori. Andiamo quindi alla sezione successiva. Come vi dicevo prima, se lasciate il mouse sopra vi danno dei consigli, quindi il primo è relativo alla stabilizzazione. Se avete un video che non è stabilizzato, che balla, che fa qualche effetto di questo tipo, potete abilitarlo e qui decidete quanto deve essere presente questo effetto e se il video verrà autocroppato, cioè se va oltre la linea per mantenere la stabilizzazione oppure viene lasciato così com'è. Per esempio se lui cerca di stabilizzarmi questo pezzo, magari va oltre, vedrò delle barre nere che vengono fuori. Se gli diciamo così, lui tenderà a chiuderlo un po' di più per evitare di andare oltre il video. Qua sotto sono altri effetti, per esempio in questo caso quando si muove velocemente la telecamera fa un po' quell'effetto ondulato. Lui in questo caso, se avete questo problema, lo selezionate. Se il video che avete inserito ci sono dei movimenti veloci che creano dei glitch o degli effetti strani, potete abilitarli. Non è che fanno miracoli, però è tutto un settaggio che dovete provare voi in base al video che state inserendo. Il secondo è il motion the blur, cioè se il vostro video ha un effetto blur perché viene mosso, viene in qualche modo modificato dal movimento di chi stava riprendendo o semplicemente perché è venuto un po' con l'effetto blur di movimento, diciamo, voi glielo potete attivare. In questo caso qui c'è un menu a tendina, però non vi fa scegliere altro se non questo modello che è il Temis. Successivamente c'è il frame interpolation, cioè se volete dare un effetto di slow motion. In poche parole, se il vostro video è normale e voi volete uno slow motion fatto in un determinato modo, allora gli potete dire rallentamelo 2x, 3x, 4x e così via. Annesso a questo c'è il modello che potete scegliere che poi elaborerà questa immagine e qui sempre tenendo sul mouse vi spiega essenzialmente. In poche parole, il modello con l'elaborazione più complessa è il Chronos, che dovrebbe darvi anche un effetto migliore. Se state elaborando un video che ha delle scene molto veloci come movimenti e cose di questo tipo, magari che ne so, sportivo forse, allora usate il Chronos Fast. E come specifica lui, Fast non è inteso che è più veloce, è inteso che state elaborando un video con delle scene veloci. Se invece
invece avete problemi di elaborazione e dovete fare video diciamo più semplici, allora usate l'Apollo, che dovrebbe essere un pochettino più leggero come elaborazione. Ricordate sempre che io in questo caso sto usando un video che dura 20 secondi. Se dovete elaborare qualcosa di 30 minuti e passa, o anche un'ora, io credo vi convenga dividerlo o trimmate qui, perché far elaborare una roba intera per un'ora, secondo me rischiate che poi qualcosa va in pappa, o magari le impostazioni che avete messo qui vanno bene per questa scena, poi si passa magari a una scena buia, a una scena in un altro contesto e non vanno più bene. Ed è per questo motivo che non vi posso dire un'impostazione precisa per i vostri video. Ogni cosa, ogni video importato deve essere testato per vedere se il risultato viene bene. E siamo alla parte dell'enchangement. Prima di tutto è il video type, dovete impostarlo. Io credo che il 90%, se non la totalità dei video che buttate dentro, sono progressivi, quindi questa cosa non dovrebbe interessarvi. Se invece state mettendo dentro un video interlacciato, dovreste impostarlo. Come modello AI, lasciando sempre il mouse sopra, vi spiego esattamente come dovreste utilizzare questi modelli. Io ho fatto una prova con tutti, anche se in realtà qua vi spiega quale dovete usare per il vostro tipo di video. Per esempio Proteus, ideale per i video che vanno da una qualità bassa a media, mentre Artemis, da come spiega, è un modello che offre un buon bilancio fra il miglioramento dei dettagli e la riduzione del rumore e degli artefatti. Quindi nel caso avete un video che ha abbastanza rumore o artefatti di questo tipo, dovrebbe magari aiutarvi a sistemarlo. Gaia invece per i video che hanno già una qualità buona o generati in CG, magari di render o cose di questo tipo, in modo tale che partite già da una buona base e potete arrivare a delle alte risoluzioni senza avere troppi artefatti. Theia invece è dedicato se dovete aggiungere maggior dettaglio e sharpen ai vostri video. In poche parole, dipende sempre dal video che state inserendo, quindi non c'è una direzione precisa esatta per quello che dovete fare. È l'insieme di questi modelli più gli altri effetti che vi dà un buon risultato, quindi dovete provare un po' voi. Per ogni modello che voi impostate avete delle opzioni di conseguenza, quindi Proteus potrete impostare auto, relative to auto, manual. Io ho sempre lasciato auto e volendo potete aggiungere del rumore, che credo sia paragonabile al grain, però il grain è già un'altra cosa. Artemis ha dei preset e in base al video che state inserendo mettete se è di alta qualità, medio, bassa qualità con rumore, media qualità con halo, è inteso quell'effetto bagliore che c'è alle volte, che è un po' fatato degli anni, se magari avete fatto dei video degli anni 90, 80 con la videocamera, spesso ha questo effetto un po' fatato. Poi se c'è troppo di questo halo e se c'è aliasing e l'effetto Moiré, che sono sempre relativi a video girati con vecchie telecamere o recuperati da VHS di questo tipo. Gaia invece vi fa scegliere se il video è di alta qualità o se è un CG, quindi vi divide le due cose in particolare. Theia è già un po' più complicato, quindi se voi come diceva dovete aggiungere sharpen o dettagli e cose varie, dovete mettervi qui a impostarlo in base a quello che volete. Quando voi fate queste modifiche, se fate preview, si divide in due e vi fa vedere il risultato, ma fra poco lo vediamo. L'ultimo è grain. Cosa fa grain? Ammetto quell'effetto che in realtà c'è già anche qui, però non si vede perché ha bassissima risoluzione. C'è quella granulosità che hanno alcune telecamere quando riprendete. Magari non ce l'avete con uno smartphone o con una roba così, ma se avete ripreso con delle telecamere particolari c'è questo effetto grain. O potete aggiungerlo voi per dargli un stile un po' più cinematografico. E anche qui dovete mettervi voi a elaborarlo in base a come vi piace. In questo caso mettiamogli Proteus magari. Lasciamo solo questo e io gli faccio preview. Lui inizia a farmi una preview di alcuni secondi che vengono dopo, non di tutto il video. Per questo è così veloce, perché altrimenti si metterebbe a elaborare completamente tutto il video. Fa un side by side, mentre se lo vedo al 100% mi fa vedere cosa è riuscito a fare. Cioè lui, partendo da questo, che ricordiamo è un 640x360, è arrivato a un 3840x2160, quindi 4K, avendo questi risultati solamente facendo questo. Mettiamo caso che voglia aggiungergli il grain, allora faccio grain, lui mi toglie la preview perché ovviamente non va più bene, e rifaccio preview. Lui sempre mi elabora solo quei pochi secondi che servono,
Ovviamente ho lasciato di base così, se è troppo alto potete abbassarlo, perché il green potrebbe magari aiutarvi un po' a mascherare alcuni difetti. E ricordate sempre che questo è al 100%, non si guarda mai un video al 100% da vicino così, si guarda sempre un po' a distanza. Se considerate che questo è quello originale e questo è quello elaborato, guardate anche i capelli, ha fatto comunque un ottimo lavoro. A questo punto, se io voglio elaborarlo perché sono contento così, vado qui sotto, lui mi fa vedere già l'output setting che abbiamo visto nelle preferenze. Se mi vanno bene, io faccio export e lui parte a elaborarmi tutto il video. Ricordatevi che sono 20 secondi, io ho una 2070, faccio giusto vedere quanto sta prendendo la scheda video. Adesso questa lineetta che scorre è l'elaborazione del video, non ha occupato tantissimo perché non la sta mettendo in crisi. Come vedete qua sotto mi ha fatto l'elenco di tutto quello che sto facendo come preview e come elaborazione. Lui, quando usate un modello, mette una lettera che è corrispondente al nome del modello, in questo caso è P di Proteus. Se usavo Gaia sarebbe stato G, se usavo Theia sarebbe stato T, e se usavo Artemis metteva la A. E questo è come rinomina i file. Lui vi usa lo stesso nome del file, che in questo caso si chiama 640x360, e gli aggiunge poi una P con i dettagli che gli avete messo. Ok, finito di elaborare, se andiamo a vedere la cartella, questo è il file che mi ha elaborato, l'ha chiamato prob3. Ok, adesso quindi possiamo passare a DaVinci e fare la conversione del file cercandolo di farlo riconoscere in HDR. Ok, passiamo a DaVinci Resolve, quindi facciamo Untitled Project, o se volete fare fate un nuovo progetto, ma io in questo caso faccio un progetto non nominato. Andiamo nei media, io carico la mia cartella con i miei file. Per fare questa prova qui io ho fatto l'upscale dal 1280x720 al 4K, così almeno abbiamo un risultato leggermente migliore. Lo buttiamo dentro, gli dico change, che così mi prende esattamente la risoluzione e i frame del mio video. Ok, l'ha caricato, andiamo in edit, lo trasciniamo dentro e abbiamo il nostro girato. Se andiamo al 100% si vede che è stato upscalato, però comunque sì, il risultato è abbastanza buono. A questo punto andiamo a cambiare le impostazioni cliccando qui sull'ingranaggio. Andiamo in Color Management e facciamo DaVinci YRGB Color Management. Tolta la spunta qua, mettiamo HDR Rec 2020 HLG. Gli diciamo di separare Color Space Gamma e come output gli mettiamo il Rec 2020 e come gamma gli mettiamo l'ST2080 1000 nit. Facciamo save. Ovviamente cambierà in questo modo perché l'interpretazione dell'HDR poi viene fatta dalla televisione o da dove lo fate girare, in poche parole. Andiamo nel deliver e qua gli diciamo come si deve chiamare, diciamo dove metterlo, in questo caso io il desktop, va bene. Io uso sempre l'MP4, H265, encoder, in questo caso io ho una scheda video Nvidia, faccio Nvidia, la risoluzione questa è giusta, il frame rate è giusto, la qualità io a questo punto gli direi un, considerando anche gli FPS, e qua sotto come encoding profile dovete mettere main 10 in modo tale che vi riconoscerà l'HDR. Mettiamo in lista di elaborazione e facciamo il render. In questo modo vi ritroverete con il file upscalato e in particolare con queste impostazioni direttamente da Media Info. È un file in 4K, io in questo caso ho messo 50 megabits come bitrate, EVEC, riconosciuto come main 10, e nel momento in cui andrete a provarlo sulla televisione ve lo riconoscerà come HDR. Ripeto, non è un reale HDR perché non può prendere informazioni dove non esistono. Un video HDR va girato in HDR con dei formati particolari che prendono più informazioni rispetto a un video normale. Il procedimento, come avete visto, è rimasto abbastanza similare alla vecchia versione. C'è qualche piccola opzione che è cambiata e che si è aggiunta, e i risultati da più punto di vista sono anche
anche migliore. Bisogna un po' mettersi lì per il video che andrete a inserire a studiarsi i settaggi da utilizzare, ma nulla di così complicato. Ovvio che tutto dipende dalla vostra scheda video, da che video dovete elaborare, perché come dicevo prima, se dovete fare un video molto lungo, dividetelo in pezzi e vi semplificherete l'elaborazione. Fare un video unico di un'ora, buttarglielo in pasto così, rischiate poi che diventi estremamente lungo e che magari alcune scene è meglio considerarle con altri effetti e così via. Va bene, ci vediamo al prossimo video allora. Ciao!